Ho paura che si tratti di un caso complicato. Già, a dir la verità lo penso anch'io. È un uomo difficile da avvicinare, che vive tutto solo. È pieno di problemi. Ha il complesso della madre. Ah. Non riesce a comunicare con gli altri. Eppure, come aspetto, non è male. Quando dopo tanto sono riuscita a entrare in confidenza con lui, si è preso subito delle libertà. Atteggiamento tipico. Quando gli ho chiesto se aveva una ragazza o un'amica, lui zitto mi ha toccato sulla testa e mi ha chiesto se non ero io ad aver bisogno urgente di un amico. E tu allora cosa hai risposto? Se gli sembravo quel tipo di donna. Sì, ha detto lui. Questa risata non depone a tuo favore, caro. Oh, d'accordo. Allora vediamo immediatamente di provvedere a questa CAF, dottoressa. Così va meglio. Togli subito gli occhiali, Renate. Perché? Si appannano. Chissà perché mi sono tolta gli occhiali. Derrick. Qualcuno ha sparato attraverso una porta, un uomo è morto. Adesso è un rischio anche aprire. Ah, non è questo il problema. Il problema sta dietro la porta chiusa. Sì, lo so, mia cara dottoressa in psicologia, lo so. Io ne sono convinta. Il colpevole non è l'assassino, bensì la vittima. Esatto. Ed è proprio quello che penso di Veseke. Veseke? Chi è Veseke? Quel tipo strano di cui ti ho parlato pochi minuti fa. Ah, quello che ti ha toccato sulla testa. Beh, è sempre meglio di niente, che ne dici? Scusami, Renate, mi dispiace tanto, ma... Sì, lo so, il dovere è dovere. Già, come Mozart è Mozart. E Veseke è Veseke. Forse riuscirò ad avvicinarlo al punto da fargli tenere la mia manina quando tu non ci sei. Guai a te. Ah, il dovere è dovere. Ah, già. Che razza di mestiere. Allora, sei felice? Sì. Vedo che non mi dai retta neanche un pochino, vero Stefan? Sì, che ti do retta, come no? Non parliamo della stessa cosa, tesoro mio. Ho paura che prima o poi dovrò rivolgermi a Veseke, sai? Spero che non direi sul serio. Mi costringeresti a dargli una lezione. Cosa c'è che non va? Vedi, io continuo a ripetere a me stesso che faccio solamente il mio dovere, ma spesso ci sono delle cose che detesto fare. Ogni professione ha i suoi lati negativi, non solo la tua. Di che si tratta? Di una persona che non vuole rivelare chi è l'assassino. Ne sei certo? No, è un sospetto. E cosa farai adesso? Farò ciò che faccio sempre, ma molto a malincuore. Seguo quell'uomo, lo perseguito, lo osservo. Non commiserarti ora. No, non mi commisero. Ma è una cosa che mi ripugna. È una violazione del diritto alla libertà di un individuo. A me non dispiacerebbe. Che cosa? Se tu violassi un po' di più il mio diritto alla libertà, non mi offenderei affatto. Ho paura che Veseke alla lunga non sia un buon sostituto. Derrick. Harry. Sì, Harry. Dove ti trovi adesso? Non mi rimane che Veseke.
Sono arrivata soltanto mezz'ora fa, Stefan. Volevo raccontarti tutto. Va bene, racconta. Si sono trasferiti tutti e due. Sono a casa del dottor Sheldon. Ah. Rivedendo il punto dove è morto suo padre, Ralph si è fermato. Ah. Avevi ragione, forse servirà a guarirlo dallo shock. All'improvviso però ha cominciato a tremare come una foglia, povero ragazzo. Mm. Così io l'ho portato di corsa in macchina e siamo andati via subito. Vuoi che ti prepari qualcosa? No, no, niente, non ho fame. Lo sai che sembri il ritratto del sonno? È un complimento. Hai lavorato molto. Ho finito di scrivere il rapporto con Harry. Il ragazzo ha dato cenni di ripresa, ha parlato? No, niente. Si è addormentato? La signora Hoffman lo ha messo a letto. Aveva gli occhi chiusi, ma non lo so se dormiva. Quando andrai a trovarlo? In mattinata, l'ho promesso alla signora Hoffman. Tra l'altro ha già chiamato un medico. Cioè, uno psichiatra. Ma che stai facendo? Aspetta un momento. Non vorrei mica andartene. Devo pur cambiarmi, non posso mica andare in giro tutto il giorno conciata così. Un attimo solo. Che cosa c'è? Adesso vedrai, mia cara. Volevamo stapparla ieri sera, no? Non te ne vai senza prima averne bevuto una coppa con me. Come? Di prima mattina? Certo, di prima mattina, perché no? Di sera sono capaci tutti. In questo momento lei è la persona al mondo che io vedo più volentieri. Ma se dovessero scoprirci insieme, non mi rimarrebbe molto da vivere. La sorveglio io. Di lei rispondo personalmente io. Io l'ammiro e la temo, Derrick. Dove passa lei crea un tale scompiglio. Il signor Moore e Mr. Harris hanno detto la stessa cosa. Sono suoi colleghi, non è vero? E anche un tale Schramm. Sì, loro però non lo sanno. Lo sa Mr. Harris soltanto perché sono in contatto solo con lui. Lei per chi lavora, Andrea? Lavora per la concorrenza? Può anche essere. Risponda seriamente, la prego. Dalla parte giusta, questo è l'importante, non oh, è vero? Sì, molto importante. Non è facile tenere divise le due parti, però, secondo lei, mi dica, qual è la parte giusta? La nostra parte. Io e Kesmer siamo stati avvicinati da questo dottor Kron. Sapevamo che era una spia straniera. Kesmer era riuscito a riscuotere una tale fiducia da diventare il corriere di Kron. E Moore? Lui credo che dovesse sorvegliare Kesmer. Perché? A qualcuno era venuto il sospetto che Kesmer potesse a questo punto... Fare il doppio gioco, sì. Vero? Come mai allora non avete eliminato questo dottor Kron? Kron è soltanto un pesce piccolo. Noi vogliamo scoprire il committente, l'uomo che è dietro a tutto questo. Per adesso sappiamo che si chiama Olaf. Solamente questo. E quando Kesmer avesse scoperto chi fosse Olaf, avrebbe dovuto ucciderlo? Questo era il programma. Può anche essere lei, Olaf. Tutto è possibile, del resto. No, non tutto è possibile, purtroppo. Non tutto. Posso offrirle un whisky? Uno scotch doppio. Senza ghiaccio, senza acqua e senza soda. Se non vorrà accompagnarmi lei, prenderò un taxi per tornare. Io parto domattina presto per Israele. Per servizio? Un paio di settimane di vacanza. È una vacanza meritata, lo deve ammettere. Certamente. Io credo che Mr. Harris sia rimasto deluso sul suo conto, non lo pensa anche lei? Grazie. Io ho ancora 14 giorni di ferie. Scusi. È tardi, devo andare.
È un suo grande amore? Già, è troppo bello per essere vero. Donne come lei non vanno mai in vacanza da sole. L'anno prossimo andrò a Creta. Da sola. Addio, Stefan. E... grazie. Scusi? Che c'è? La signora non ha pagato. Chi? Ah, sì. L'anno Ventura, ha detto. Già. L'ho invitata io, infatti.